Piedi paralleli, appoggiamo bene i piedi, muoviamo solo il bacino, un po' a destra, un po' a sinistra. Senti il peso che si sposta. E poi iniziamo proprio a spostare il peso con un piccolo passo. E anche le mani vanno un po'. Usa il tuo ritmo, la tua modalità. E iniziamo, già che siamo vicino al mare, a remare. Immagina avere un remo. Faccio un movimento lento, giusto. Si rema verso dietro. Tipo il gondoliere, quelli che sì. Come gli antichi hawaiani. Sì, eccolo qua. Stiamo arrivando al nostro. Sciogli bene le spalle, fai ruotare il tronco. Respira. Ok, non lasci andare le braccia. Continuiamo solo con le gambe. Allarga un po' di più. Continua questo movimento, spostare il peso con allarga più che puoi. E poi piano rimani più o meno al centro. Continua a muovere il bacino, i talloni sono giù. E iniziamo a distendere bene un ginocchio e a sollevare l'avampiede. Eccolo qua. Lasciamo ruotare anche un po' il tronco. Solleva l'avampiede e ruota bene il femore. Buono. Piano ti fermi. Vai con le mani sulle cosce, sulle tibie, fino alle caviglie. Lascia cadere bene giù la testa. Mani sono sulle caviglie, se puoi. E muoviti. Piega un ginocchio e distendi l'altro. Senti questa sorta di congruenza. Quando un ginocchio si distende, l'altro lo pieghi e viceversa. Piano resta due ginocchia distese. Piano appoggia le mani in avanti. Tieni i piedi ben aperti, cammina un po' avanti e poi indietro. Vai anche molto piano, eh? Vai bene avanti, appoggia bene le zampe e indietro. Vai bene avanti, il bacino che si sposta in avanti, tutto che va avanti e poi piano indietro. Vai con il bacino più indietro possibile, spingi bene i glutei verso l'alto e verso dietro. Poi vieni avanti, vai più avanti che puoi. E piano vai indietro. Ultima volta, vai avanti, rimani avanti. Sì, tutto che vola. Vola tutto e piano vai indietro. Glutei bene al cielo, lascia i glutei bene verso l'alto. Lascia cadere bene giù la testa. Piega le ginocchia, un po' in avanti, arrotonda la schiena, infila bene la coda tra le gambe e piano piano vieni su. Sì. Avviciniamo un po' i piedi, li appoggiamo sul materassino così non scappa via. Spalle. Ruota bene le spalle. Senti come questo movimento incoraggia il respiro. Quando le spalle vanno in su,
la vienta con tanta facilità, quando le spalle vanno in giù e c'è quasi un incoraggiamento a svuotare la gabbia toracica. E accompagniamo un po' con le ginocchia, distendi bene le ginocchia, spalle su, fletti le ginocchia, spalle giù. Senti il vento, stai attenta al vento. Mani sulle spalle e cerchi con i gomiti. Come delle piccole ali. E libera le braccia, delle grandi ali. Gigantesche le ali, apri bene il petto, fai nascere le ali proprio dal centro, dallo sterno, dalla linea mediana, senti i due emilati del tuo corpo che si aprono. E piano ti chiedo di fermarti su se puoi, mani su, lascia bene giù le spalle. Attiva bene l'ombelico, spingi con i piedi bene le vie la terra, le mani vanno bene in alto, ti allunghi, la mano destra resta su, solo la mano sinistra piano piano cola giù, poi la mano sinistra torna su, vai a prendere la nuvola, ti appendi sulla nuvola e la mano destra piano va giù. Torna su con la mano destra, inspiro, proprio ti appendi, proprio l'idea di proprio ti appendi da qualche parte e mano sinistra giù, inspiro su, espirando giù, torna su, la mano destra resta su, la mano sinistra va giù, ma stavolta non è che va giù e verso dietro, vai a ruotare verso dietro, come per andare a guardare dietro i tuoi talloni. Piano torna su, perciò ti chiedo una rotazione, espirando la mano destra va giù, ma va verso dietro, guarda i tuoi talloni, guarda dietro il tuo corpo. Continua con questa, inspiro su, ti aggrappi, non dimenticarti l'aggrappo in alto. Un bel appiglio in alto e vai giù. Senti quanto lavoro è per il collo, la zona toracica, un po' la zona lombare, anche le gambe devono un po'. E piano quando vuoi ti fermi in su. Attiva bene l'addome, incrocia stavolta le dita delle mani e i palmi delle mani vanno verso l'alto. Resta qui, addome attivo, spingi bene con i piedi, apriti bene tutto. Senti il vento che ti sposta, lasciati spostare un po', non essere rigido. Fai come, diventa una vela, prendi un po' la forma del vento. Riempiti d'aria. Spingi bene con i piedi, radicati bene con i piedi, spingi bene le nuvole con le mani, attiva bene l'ombelico, lascia il corpo morbido. E in questa conformazione qua, iniziamo a fare dei piccoli cerchietti con il bacino. Sì, le mani spingono in su, i piedi spingono in giù e il bacino si muove, gira in tondo. Non solo destra e sinistra, ma proprio dei cerchi. E senti che in ogni cerchio diventi più lungo, le mani salgono un po' di più, cambia anche il senso di rotazione, le mani spingono, i piedi radicati, nulla è bloccato, tutto è allungato. Piano ti fermi al centro, lascia andare bene giù le spalle, ammorbidisci i gomiti, libera le mani,
E piano piano, come se tu volessi proprio spostare l'aria, piano le mani scendono giù. Continua questo movimento, sali, ruota bene tutto, trova un flusso, un movimento fluido, un moto perpetuo in questa circolarità. Senza interruzioni. Dove vedi che c'è un salto nel cerchio che stai disegnando, dove vedi che c'è un salto lì, è dove devi lavorare un po' di più. Anche qua, sa? Ciao Gelino. Fluido. Cogliamo Gelindo con questa fluidità. Cerchio ampio, fluido, moto perpetuo. Quando vai in basso accompagna un po' con le ginocchia scendendo e poi spingi un po' con le ginocchia per risalire. Aggiungiamo le gambe, no? Assorbono un po' andando verso il basso. Spingono verso l'alto quando si sale, senza perdere il moto perpetuo delle braccia. Spingono le gambe, assorbono la discesa, spingono, tieni il moto perpetuo, il cerchio perpetuo. Apri bene il torace quando sali. Riempi bene il torace quando allarghi le braccia e assorbi con le gambe che scendono un po'. E risali. Ancora due. Ancora uno. E tutti ci fermiamo giù qua, gambe non troppo strette, non troppo larghe, una bella posizione piazzata, ne facciamo due insieme, apri bene tutto e guarda gli altri, senti gli altri, rimaniamo insieme, e incrocia, assorbi, sali, apri tutto. E incrocia, assorbi, ferma qua, quando arriviamo qua. Insieme, e scendi, assorbi, incrocia. Scendi, assorbi, incrocia. Scendi, assorbi, incrocia, e cerca la tua continuità rimanendo con gli altri, anche flusso, fluido, perpetuo. Riapri bene il torace ogni volta che vai su. E ancora uno, insieme. E ferma giù, incrocia. Tutti. Tac. Tieni un po' questa forma. Tieni un po' questa forma. Tieni un po'. Trova un bel appoggio. Trova una stabilità. Morbidezza nelle braccia, fermezza nei polsi, tieni un po',
Tieni un po'. Respiraci dentro. Senti questo vento che è amico. E da qua lascia le mani, tira indietro e apri davanti. Yeah. E incrocia dietro. Quando indietro qua, tira bene i gomiti indietro e lascia davanti. Incrocia indietro. Tira bene i gomiti indietro, lascia. Yeah. Ancora uno, incrocia, tira bene e lascia. Tieni qua, tieni questa forma. Tieni ancora un po' questa forma. Schiena dritta. Galleggia in questa forma. Spalle morbide. E stendi un po' le gambe. Tieni ancora un po'. Senti queste mani poggiate sul vento che galleggiano. Morbide, sensibili. E da qua apri, lento, lenta, lenti. Lente, apri bene il torace fino a superare il corpo, le mani quasi all'indietro e gira i palmi verso l'interno del cerchio e ritorna, piegando un po' le ginocchia, scendi, bene, e qua, porta, gira, apri, yeah. Apri bene il torace, gira i palmi verso il centro e porta. Senti, mani sensibili, verso il terzo occhio, gira, apri, apri bene il torace. E palmi verso il centro, torna al centro, senti, scendi un po', senti, scendi un po' di più se puoi. Dita verso il terzo occhio, gira, apri, apri il torace, palmi verso il centro, torna, piega un po', ancora uno, dita verso la fronte e gira i palmi verso l'interno e apri, stendi tutto, tieni un po' questa forma aperta, tieni un po', respiraci dentro. Palmi verso il basso, lascia, piano, lenti, lascia, scendi ancora un po', tieni un po' questa forma, da qua, l'ultimo, fino all'asse verticale che passa nella schiena e lascia. Pensa questa parte del corpo come una grande bocca di tigre che si apre. O di balena. E chiudi. Ancora uno. E chiudi. Stendi le gambe. Senti un po'. Non andare in pausa. Senti un po' i segni del lavoro. Resta un po' in questa postura di ascolto. Edo. Piega le ginocchia
le ginocchia vanno verso il centro, le mani tornano sulle ginocchia, appoggia bene le mani alle tue ginocchia. Sì. Lascia questo vincolo, mani alle ginocchia. Lasciamo cadere giù la testa, distendiamo le ginocchia, poi piega le ginocchia, lascia cadere bene giù il bacino e la testa sale. Facciamo solo questo piccolo gioco. La testa scende, il bacino sale, fuori l'aria. Bacino scende, la testa sale. Inspiro, guarda il cielo. Guarda dietro i tuoi piedi. Inspiro, guarda il cielo. Bacino scende, testa sale. Solo questo piccolo pendolino. Fuori l'aria giù. Inspiro su. E piano rimani su, bacino giù, testa su, sguardo piano in avanti, piega bene le ginocchia non sono proprio aperte verso fuori ma più o meno a 45 gradi, un po' verso l'interno, attiva bene l'addome, spingi bene la coda, infila bene la coda tra le gambe, stacca le mani, sì, immagina di essere a cavallo, un cavallo gigantesco, e il cavallo vai. Sì, sì, questo. Ok, morbide le gambe, ammortizza bene tutto. Mani su, continua. Mani ben su, gomiti ben distesi, spalle lontane dall'orecchio. Sempre un dolce movimento. E piano, distendi le ginocchia, ti apri come un fiore, guarda il cielo, orienta il cuore verso il cielo. Espirando, piega le ginocchia, guarda in avanti, le mani vanno su e si uniscono. Guarda il centro del cerchio. Inspiro, guarda l'infinito, apri bene il cuore. È un fiore che si apre. Espirando, guarda il centro del cerchio, unisci le mani, piega bene le ginocchia. Inspiro, apriti. Cuore al cielo. Sguardo al centro del cerchio, piega bene le ginocchia. Inspiro, vai. Espiro, torno. Rimani qui. Stacca le mani. Le mani scendono giù. Le mani scivolano sulle cosce, sulle ginocchia, sulle tibie, sulle caviglie. Ti metti il tuo lenzuolino davanti e piano cammina avanti con le mani. Buono. Peso ben sotto le mani. Stacca solo il piede destro. Organizza solo per staccare il piede destro. E il piede destro va vicino al piede sinistro. Poi torna ad appoggiare il piede destro da dove è venuto. Ben aperto. Stacca il piede sinistro, organizza bene. E vai lì. Torna, appoggialo ben lontano. E lì. Ancora una volta, destro. Chiude. E torno, ben aperto, sinistro chiude e piano torno, buono, resta qui un attimo, vieni ben avanti, attiva bene la coda, spingi bene la coda tra le gambe, stavolta i due piedi si avvicinano al centro, piede destro e piede sinistro, vieni in posizione da piegamento, bel piano inclinato in avanti e poi ti apri, apri e apri, sì, buono. E poi chiudi e chiudi. Piano se puoi con un piccolo balzo. Puff, apri e chiudi. Attiva bene l'addome. Apri col balzo e chiudi. Sì, se vuoi. E chiudi. Balzo. Chiudi, ultimo, balzo bene. E chiudi. Piano glutei al cielo, cane a faccia in giù. Spingi bene i glutei in alto. Risucchia bene l'ombelico. E andiamo in alto con la gamba destra. Su in alto con la gamba destra. Piano giù.
e piedino sinistro su. Spingi bene con le mani e piano giù. Gamba destra su in alto. E piano giù. Gamba sinistra su in alto. E piano giù. Fallo un paio di volte con il tuo respiro. Gamba destra su. E poi gamba sinistra su. Associamo una cosa, facciamo tutti gamba destra su, poi quando la gamba destra va giù, vieni avanti con la testa, posizione da piegamento. Ah, ok, poi vai su con la gamba sinistra e andiamo a cane faccia in giù. Vieni avanti, posizione da piegamento. Buono. Gamba destra su, inspiro. Posizione da piegamento. Attiva bene l'addome, coda tra le gambe. Gamba sinistra su. Posizione da piegamento, gamba destra su, se vuoi aggiungere questo vieni avanti, appoggia, fai anche un piegamento, gamba sinistra su, avanti e piegamento, gamba destra su, avanti, piegamento, gamba sinistra su, avanti, piegamento e rimaniamo qui. Ci sdraiamo un attimo. Buono. Lucy, vieni qua vicino a me. Sì, dai, dai. Muovi un po' il bacino. Laviamo un po' sulle estensioni. Lascia le mani davanti, ben appoggiate, appoggiamo la fronte sulle due mani. Solo la testa sale, lascia giù i gomiti, solo la testolina sale, le spalle, la zona toracica, ma i gomiti rimangono giù, e piano giù, inspiro, sali, spingi bene giù con i gomiti, cerca mobilità proprio tra le vertebre toraciche, dove ci sono le scapole, piano scendi, ancora una volta, cerca mobilità in mezzo alle scapole, e pianissimo scendi, lascia la testa giù pesante, muovi il bacino un attimo, spingi bene la gamba destra giù come se tu volessi lasciare l'impronta del tuo arto inferiore destro, della tua gamba destra, e vieni su con la gamba sinistra e piano giù e cambio, spingi una gamba giù e solleva l'altra. Lascia un po' che il bacino ruoti, è normale che ciò avvenga. Non tanto pensare a spingere in su la gamba, ma pensa a spingere in giù l'altra gamba. Non pensare a tirare su la gamba, pensa a spingere tanto la gamba giù. E piano associamo questo esercizio a quello di prima. Quando inspiriamo, vieni su con una gamba, spingi giù l'altra e vieni su un po' con le spalle, con la testa, lasciando bene giù i gomiti, e espirando torna. E poi cambia dall'altro lato. Lascia bene giù i gomiti. Un'estensione d'anca e un'estensione del rachide toracico. Non forzare, cerca la fluidità. E piano se vuoi, vieni su con tutte e due le gambe assieme e anche con la testa e con le spalle, su. Buono, espirando piano giù. Inspiro su. Senti tutti gli estensori spinali che si svegliano. E piano giù. Fallo con il tuo respiro. Su. E piano giù. Buono. Apri bene le braccia lateralmente,
giriamo tutti la testa a destra. Testa a destra, mani fuori. Sì, alla derecha. Appoggia bene le mani giù, 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 pesanti. Muovi un po' il bacino, muovi il bacino, sculetta un po'. Solleva la gamba destra. Devi guardare a destra, guarda a destra. Sì. Solleva la gamba destra e vai con il piede destro un po' verso la mano sinistra. Quello che puoi, quello che riesci, senza grosse pretese. Resta qui. Lascia che il bacino si sollevi, lascia un po' che la spalla si sollevi. E piano torna al centro. Buono. Solleva la testa, guarda a sinistra, lascia che il collo si predisponga bene. Solleva piano la gamba sinistra, lunga, 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 come abbiamo fatto prima. La gamba destra spinge in giù, la gamba sinistra sale su e piano lascia andare il piede oltre la linea mediana. Giù. Resta lì dove va. Bei respiri. E pianissimo torno al centro. Buono. Appoggia le mani sotto le spalle, piega le ginocchia, spingi bene il pube verso il pavimento, spingi con le mani piano, vieni su. E un bel gatto. Scodinzola un po', muovi la coda, quando vuoi. Da qui muovi ancora bene tutta la coda facendo un bel cerchio. Un bel cerchio. Lavorati tutti gli angoli del cerchio, come si dice in gergo. Non saltarne neanche uno. Cambia anche senso di rotazione. Bene. E piano piano arretra un po' con le mani. Siediti un po' sulle ginocchia se riesci, se è possibile. Fin dove puoi, anche un appoggio con le mani va bene, se non riesci, se puoi, piano piano guadagna questa posizione. Se puoi, fin dove puoi, guadagna questa posizione. Piedi allungati dietro, dorso del piede sul pavimento. E muoviamo un po', semplice. Muovi un po' le ginocchia qua. Bene. Se vuoi, tra i talloni e i glutei puoi mettere anche una giacca per farti un po' di spessore, una sciarpa. Muovi un po', sinistra e destra. E piano piano porta il torace più fuori e continua questo movimento portando il torace più fuori. Spandi il torace, sì. Spandi il torace, il peso è sempre al centro, qua, cade al centro. Sì. Accentua un po' questa apertura aprendo anche le spalle. Apri anche le spalle. Piano piano. Anche così, Umberto, se vuoi. Appoggiando un po' le mani, anche trova il tuo equilibrio. Ok? Chi può andare ancora un po' indietro, continuare questo lavoro oscillando bacino e ginocchia. Sì, va bene, aggiusta la posizione, continua a fare il lavoro oscillando un po' nella posizione che puoi. Va benissimo così. Bene.
Tieni il torace aperto quanto possibile. Ah. E piano piano spingi anche un po' il bacino fuori, se riesci, per chi è in questa posizione. Oppure semplicemente muovi, continuate anche da qui, spingi un po', spingi un pochettino, va bene, esatto, va bene così. E anche poi dopo dall'altro lato, stessa posizione, qui spingi un pochettino, quando ti senti a tuo agio. Ok, spingi e piano piano lascia, piano piano torna verso il centro e riguadagna un po' il davanti, poggia bene gli avambracci e stessa cosa, muovi un po', scodinzola un po'. Scodinzola un po' e guadagna un po' di terreno camminando sugli avambracci e back, stessa cosa, e all'indietro camminando sugli avambracci e avambracci a terra, questa parte qua, avambracci a terra, sì. A terra, sì. E di nuovo in avanti. Guadagna terreno, cammina sugli avambracci fino a essere stesi giù. Tutti e all'indietro. Spingi sugli avambracci. E ancora uno a scendere. Guadagna terreno. E qua paralleli. E qua solleva un po' il bacino, solo il bacino prima e poi anche le ginocchia. Tieni un po', tieni un po'. E lascia, appoggia prima le ginocchia, poi il bacino, testa aperta, torace aperto, sfinge, sfinge un po', sfingi un po', tieni un po' questa tensione che tira indietro, bella sfinge appoggiato a terra, e lascia un po', e punta i piedi, solleva il bacino, e stacca le ginocchia, tieni un po' questa forma, spingi la coda un po' in dentro, tieni un po' questa forma. E poggia le ginocchia, poggia il bacino, spinge. Tieni un po' la spinge. Bene, guarda a sinistra e a destra. Guarda tutti, quante sfingi, e da qua stacca, sì, trovati comodo con i gomiti a terra e punta i piedini. Stacca il bacino. Trova il tuo modo. E rifoggia le ginocchiette. E il bacino. Sfinge. Ti puoi appoggiare le braccia a terra. Sfinge. Così ti puoi spingere meglio all'indietro. Testa davanti. Sguardo fiero. Lungimirante, antico. Sì, ancora uno. Molla un po'. E manine su.
Sì? Yeah. E punta i piedini. Stacca il bacino. Oh no. Piano piano come puoi. E quando vuoi, se puoi, se vuoi, tenta, stacca le ginocchia. Spingi un po' la coda dentro. E poggia le ginocchia, lascia il bacino, lascia tutta la pancia giù e spinge. Yeah. Tieni un po', senti un po' questa posizione. Respiraci un attimo dentro. E peso sull'avambraccio destro, lascia la mano sinistra, palmo a terra, yeah. Tieni un po' questa forma, guarda il tuo avambraccio, apri il palmo della mano, guarda dove va l'avambraccio, guarda dove va l'avambraccio, spingi la mano in quella direzione, spalla a terra, yeah. Allunga, tieni questa forma. E da lì ritorna, fai pressione sul palmo a terra, ritorna, ritira il braccio, peso sull'avambraccio di nuovo, sì? Ritorna. Peso a sinistra, avambraccio a sinistra, palmo destro a terra, palmo sinistro aperto. Guarda dov'è la direzione, questa è la linea, guarda qual è la linea, eh? E là spingi dentro la linea, spalla a terra, e facendo pressione sul palmo a terra della mano destra ritira il braccio sinistro, ridistribuisci il peso e torna, eh? Ancora una volta, con una piccola variazione, peso a destra, palmo sinistro giù, apri il palmo destro, indica la direzione, spingi dentro, stacca la mano sinistra, semplicemente stacca la mano sinistra, portala verso l'alto. Sì? Tieni un po' questa forma e riporta la sinistra giù, palmo ritorna sul piano, fai pressione sul palmo sinistro, riporta il braccio destro al centro, eh? E ritorna al centro. Facciamo dall'altro lato, peso a sinistra, palmo destro giù. Indica la direzione, spingi dentro, entra, penetra, stacca la mano destra, sale su, stacca la mano destra, sale su, e mano destra discende, palmo sul pavimento, pressione, ritira la sinistra, eh? E ritorna al centro. L'ultimo, con un'altra variazione. Peso a destra, palmo sinistro appoggia, indica la direzione, solleva la gamba sinistra, yeah. E quando spingi il braccio dentro, la gamba sinistra va dietro, yeah, fino a toccare terra se puoi. E solleva la mano sinistra fino a su che guarda il cielo, e mano sinistra giù di nuovo, fai pressione sulla mano sinistra, ritorna gamba e braccio destro, gamba sinistra e braccio destro, e centro di nuovo, l'ultimo, peso a sinistra, palmo destro giù,
e indica la direzione, sollevo gamba destra, spingo il sinistro dentro, yeah! E solleva la destra, braccio destro verso il cielo. E ritorna il palmo destro giù. E ritorna la gamba, ritorna il braccio sinistro, il peso ritorna al centro. Qua sfinge ancora, muovi un po'. Ancora uno. Muovi un po', muovi bene il bacino, muovi bene i lombari, sacrali. Piano piano, risollevalo, ritorna, usa gli avambracci, ritorna, ritorna, piano, piano, punta i piedi, piano. Punta i piedi e piano piano srotola verso l'alto. Ancora uno. Srotola. Tieni la posizione retta. Una bella posizione retta. Piazzati. Sei ben piazzato. Trova il centro. Sì. E mani davanti. Pugni chiusi ma non, stretti. Peso a sinistra, solleva gamba destra, tieni, tieni gamba destra su e lascia. Stessa cosa, peso a destra, sinistra su, braccia morbide. E lascia. E pugni. Peso a sinistra. Solleva gamba destra. Piega un po'. Tieni un po' questa forma. E lascia e torna e apri e richiudi, peso a destra, solleva a sinistra, piega un po', tieni questa forma, lascia. E apri al centro di nuovo, peso a sinistra, solleva gamba destra, piega, poggia il tallone sul ginocchio, il tallone destro sul ginocchio sinistro, trova un equilibrio, trova il tuo equilibrio, senti questo vento che ti è amico. Tieni un po' questa forma e lascia. Ancora uno. Peso a destra, solleva a sinistra, tira, poggia il tallone sinistro sul ginocchio destro, tieni. Tieni questa forma. Respiraci dentro. E lascia. L'ultimo, apri. Peso a sinistra. Gamba destra su.
ritira, poggia sul tallone, tallone sul ginocchio, tieni un po' questa forma e solleva, tieni un po', tieni un po', lascia, lascia, apri l'ultimo, apri, tira, peso a destra, apri la gamba, tallone sul ginocchio, tieni questa forma e apri. Non ti preoccupare, se non c'è equilibrio, perfetto, arriverà. Lavora sulla forma, recupera la forma. E lascia. Torna. Apri. E chiudi. Ferma un po'. Ferma un po' in questa posizione, senti il lavoro fatto, tieni questa centralità, senti il lavoro fatto. Quattro minuti. Lascia andare giù le braccia. Avviciniamo i piedi. Sì. Piano scende giù la testa, le spalle seguono, piega le ginocchia, vai con le mani sulle ginocchia, sulle tibie, fino alle caviglie. Cammina un po' avanti con le mani, appoggia le ginocchia. E piano andiamo a sederci, come voglio, come posso. Lascio bene giù le spalle. Facciamo solo delle circonduzioni con il capo, rilassa bene la mandibola, anche nell'altro verso, e piano ti fermi, appoggiamo le mani indietro, spingi bene con le mani, orienta bene il cuore verso l'alto, se vuoi stacca anche il bacino e vai anche col bacino verso l'alto, lentamente scendi giù. Le mani vanno sulla bassa schiena, massaggia un attimo la tua bassa schiena. Assicurati che sia ben coperta, poi piano piano vai sulle anche fino alle ginocchia. Appoggia le mani alle ginocchia, occhi chiusi. Finiamo con un lavoro molto profondo, facciamo risuonare degli om, cercando veramente di far vibrare tutto il corpo dall'interno, come uno strumento musicale.
mani davanti al cuore. Namaste. Namaste. Grazie. Credo. Marco. Grazie. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Che giornata?